riprende anche un po' quello che diceva Michele prima e parlare un po' della nostra storia. Cioè, io e Silvia, 4 anni fa, andavamo in barca a vela per passione. Ieri potevamo vincere una medaglia d'oro, concretamente. Quindi sarebbe stato più bello portare a casa una medaglia, ma cioè, la bellezza di questi 4 anni non cambia. Quello che abbiamo imparato in questi 4 anni non cambia e mi riaggancio anche a una cosa che diceva Ganga, noi in questi 4 anni abbiamo preso la maggior parte dei salti di vento, quindi quel modo di regatare, quella virata di cui probabilmente si parlerà tanto, scolpita nelle onde della baia ad eterno, quella virata in realtà una piccola, scusa Vittorio, per Mattia Gang e Gabriele Bruni, il tecnico, scusate per il loro tecnico, pure 4 anni. Dai. Così completiamo il processo a Norimberga. Dicevo che quella virata lì in realtà è quella virata, diciamo, racchiude un po' il nostro modo di regattare, quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e che abbiamo imparato grazie a quello che la federazione ci ha insegnato, il nostro allenatore ci ha insegnato, gli altri compagni di squadra ci hanno insegnato, ci ha permesso di raccogliere tantissime cose belle e la maggior parte dei salti di evento con quella virata noi li abbiamo presi in questo quadriennio. Dopo questa volta no, ma come a me sarà forse un po' l'approccio da ingegnere matematico, ma mi disturba sempre quando si fa la statistica su pochi numeri, cioè la statistica funziona su grandi numeri, quindi se io lancio a testa, lancio la croce, lancio la monetina e viene croce, a quel punto non posso dire cavolo, però questa moneta viene sempre croce, cioè è venuta una volta. E quindi penso che, spero, ma conoscendo Silvia, conoscendo Ganga, so che la vivremo tutti così, ci porteremo adesso al di là un po' delle ferite aperte, molti più ricordi positivi di questi 4 anni di quelli che una virata possono cancellare.